Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Le grazie e la pace di Dio nostro Padre e del nostro Gesù Cristo sia con tutti. Come bambini, appena noi di buona volontà. Noi crediamo, ti benediciamo, ci adoriamo, ti chiediamo grazie, ti chiediamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio di Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che sei la destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e nella gloria di Dio Padre. Noi ti chiediamo che tu dici che veniva per popolo per ogni avvenimento. Che era solo il tirare insieme nel corpo del suo lavoro. Gli altri nessuno usava si creare a noi, ma il popolo li esaltava. Intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che chiedevano del Signore fino al punto che portavano gli ammalati e gli altri prendendo tutte le luci e perché quando dietro passava anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme a portando malati e persone concentrate da spiriti immondi e tutti venivano guariti. Parola di Dio. Abbiamo contemplato il Dio e le radici del tuo amore. Celebrate il Signore perché è buono, perché è eterno la sua misericordia. Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aaron, eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia. Abbiamo contemplato Dio e meraviglia del tuo amore. La pietra scartata dai costruttori è diventata una stata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore, tra le piante angeli e noi siamo messo. Abbiamo contemplato su di me la destra e disse, non temete, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho il potere sopra di morte e sopra di vita. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che accadranno. Grazie.
tanto che è stato fatto, credo che sia il commento molto adeguato al Vangelo che abbiamo ascoltato, questo Vangelo della Pasqua del Signore. Gesù che si manifesta augurando e producendo pace, guarendo il cuore dell'uomo e il suo corpo con la sua presenza rassicurante, con la sua presenza che manifesta l'amore di Dio per l'uomo. È quello che facciamo in ogni Eucaristia. Annunziamo la morte del Signore, proclamiamo la sua risurrezione e l'attesa della sua venuta. Nell'Eucaristia che noi celebriamo con questi nostri piccoli amici, comunitariamente, per festeggiarli, per unirci a loro anche esternamente in prima di festa, noi annunciamo in primo luogo la morte del Signore, per dire il suo dono per noi. Gesù che annuncia la pace mostrando le mani e il costato, trafitti dai chiodi e dalla lancia del soldato. E i discepoli gioiscono a vedere il Signore. Una famiglia, gli insegnanti, i catechisti, tanti amici che ci hanno aiutato a crescere bene. Vorremmo che tutti i bambini nel mondo provassero la stessa felicità che abbiamo noi oggi. Per questo ti preghiamo. Gesù resta sempre insieme a noi ed aiutaci ad essere leali nel gioco, ad impegnarci nello studio, ed aiutare il prossimo a superare i momenti difficili e a farli superare a chi incontreremo. Per questo ti preghiamo. So che nel mondo non ci sia più il male della droga, della mafia e di ogni ingiustizia. Noi ci preghiamo. Signore, fai che la grande famiglia, che è la Chiesa, rimanga sempre unita, che accolga i più sfortunati, i più lontani e i più sofferenti. Per questo ti preghiamo. Signore, noi ti lodiamo e ti ringraziamo per il tuo amore senza fine. Ma Signore, aiutaci, perché noi non ce la facciamo a portare le nostre croci ogni giorno. Aiutaci, Signore, a non farci fermare. Aiutaci a camminare sempre verso di te. Per questo ti preghiamo. Thank you.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva le mani, ma ci sacrifici. Lode e gloria del tuo nome, per la tua santa chiesa. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo,